Conferenza stampa odierna, si prego ai giornalisti di usare il microfono, grazie. Buongiorno mister, Pietro Racchini, Gazzetta.it. Partita importante, partita particolare, ne aveva già parlato alla fine del match infrasettimanale. Quali sono le sensazioni che prova a ritornare a Bergamo contro l'Atalanta? Purtroppo sono passati tanti anni e questo chiaramente un po' va a diluire il discorso, anche se è chiaro che non è una squadra presente alla squadra che mi ha fatto nascere come giocatore, crescere, quindi una società, un ambiente al quale sono legato, perché sono passati adesso tanti anni, diversi anni, e quindi al di là di quello che può essere l'emozione di giocare nella mia terra, però poi insomma svanirà abbastanza. Passando all'attualità, è la terza partita di un trittico settimanale. In settimana abbiamo visto, nell'ultima parte della settimana abbiamo visto un andare bene dall'infermeria, gente che arriva, gente che torna. Com'è la situazione attuale? Ma adesso voglio vedere, oggi è chiaramente l'allenamento fondamentale per un discorso di scelte, quindi adesso vediamo questo lavoro di rifinitura, se ho qualche problemino come sapevate già ieri con Galloppa, andrò a valutare bene il discorso di Floccari, vedere Marquez, anche lui, questi sono un po' i ragionamenti che farò in virtù dell'allenamento di come li vedo oggi in campo. Buongiorno Mister, per la commessa di Bruno, lei deve conoscere bene l'ambiente, un ambiente un po' ostico quello di Bergamo. Io sono sempre dell'idea che alla fine il carico di gioco è sempre uguale a Bergamo, a Parma, a Roma, a Milano, sono sempre quelli, gli ambienti ostici sono casomai fuori da quello che è il rettangolo di gioco, se può essere più ostico un ambiente rispetto a un altro. Io non credo che sia un ambiente ostico, credo che sia un ambiente tosto, cioè quelli belli, belli duri, insomma, nel senso che vogliono e hanno raggiunto già direi una classifica importante in virtù della penalizzazione che hanno avuto, quindi questa è dimostrazione che è una squadra arcigna, è una squadra che sa quello che vuole, quindi andremo ad affrontare un avversario che non sarà facile, perché tutti quanti hanno avuto vita difficile contro l'Atalanta, ma questo sappiamo che si riassume solo in un rettangolo di gioco dove noi ci misureremo con loro e metteremo in campo le nostre armi, così come faranno loro, vedremo un po' come andranno le cose, però tutto quello che accade intorno al rettangolo di gioco non può non venire a influenzare nulla. Bisognerà prestare attenzione nella partita di domani. Su che cosa si è concentrato in particolar modo? No, mi sono concentrato su quello che devo fare, che so che può esprimere la mia squadra, questo è fondamentale. Poi dopo è chiaro che bisogna anche capire l'avversario che vai a affrontare, come ha ottenuto i risultati fino ad oggi, con che criteri, su che cosa si basa fondamentalmente. E soprattutto che tipo di spirito ha nell'affrontare le squadre avversarie, no? È una squadra che tendenzialmente rischia poco e poi è molto pericolosa in ripartenza, quindi noi dobbiamo essere bravi a cercare di fare il nostro gioco, ma non essere così fini a se stessi nel piacersi e nel dare le possibilità e spazio a loro poi di conquistare palla e di ripartire negli spazi, perché questo sarebbe un suicidio che sappiamo e non dobbiamo assolutamente commettere. Chiedo una cosa su Floccari, fermo restando appunto come dice lei, sarà decisivo l'allenamento di oggi, crede che sia recuperabile per la partita in generale o possa già, così più sia disponibile, partire anche dal primo minuto? Ma il problema di Floccari è soltanto condizionamento dovuto all'infortunio che ha avuto, quindi nel momento in cui questo condizionamento qui non c'è, è un giocatore che è fruibile al 100%, quindi adesso valuterò un po' questo, perché è un aspetto importante, perché chiaramente dà equilibrio e bisogna vedere con gli avversari, poi perché in allenamento è sempre una capacità di autocontrollo e soprattutto anche i compagni di squadra sanno che non devono
magari venire in un contrasto con troppa foga perché possono farti male, ma la domenica questo si cancella e quindi lui deve essere certo e sicuro al 100%, altrimenti diventa un rischio. Venendo invece al centrocampo, dopo che ha avuto questa folgorazione nei giorni scorsi di inventare Valdés quale così, regista del Parma, ci sarà una sua eventuale riconferma nel ruolo, anche considerata l'assenza, immagino probabile, di Galloppa e la squalifica di Morone? O... Beh, rientra Musacci, che tutti quanti voi sapete qual è il suo ruolo naturale, però Valdés è un giocatore che sicuramente ci sarà a disposizione, quindi non ho ancora deciso se giocherà o meno, in che ruolo, però sicuramente quello che lui ha dimostrato è importante per me e per la squadra, e quindi assolutamente è un ragionamento che farò. Tornando invece a un tema che a lei caro, quello del fair play, che dire a chi ha detto la linea del fair play ha pagato, cioè non è esattamente quello che uno vuole, no? No, sono veramente... Ma non è che il fair play sia un argomento a me particolarmente caro, credo che sia una cosa che dovrebbe essere spontanea, non è qualcosa che uno deve tirare fuori a tutti i costi o sforzarsi di fare, quindi è un tipo di ragionamento che mi sembra abbastanza naturale e non pretendo che si venga riconosciuto e in quanto tale poi che si possa pensare di avere dei vantaggi perché uno si comporta bene rispetto a un altro. Comportarsi bene, comportarsi con onestà e con lealtà, credo che sia una cosa che tutti quanti noi dovremmo fare e quindi poi, come ha detto anche il Presidente o il nostro direttore nei giorni scorsi, non è che si pretende nulla, noi vogliamo conquistarci i nostri punti giocando a calcio e facendo calcio sul campo e poi se l'essere corretti, l'essere leali, l'essere onesti dà dimostrazione di simpatia a chi ci guarda, agli arbitri o a chi di dovere, siamo solo felici e contenti di questo, ma noi pretendiamo nulla. Il Parma ha dimostrato di giocare bene e raccoglie molto meno di quello che ha messo in campo e questi pareggi in fila hanno un po' accorciato la classifica verso il basso. C'è il rischio che psicologicamente qualche giocatore cominci a guardarla questa classifica? È una possibilità, però io credo anche che se c'è la convinzione che ciò che si sta facendo nella maniera giusta, questo ci deve dare un certo tipo di tranquillità. Poi dopo è inevitabile che ci si guardi anche, però se lo si guarda con la consapevolezza che non si è fatto quanto si dovrebbe, allora secondo me le tensioni e le paure possono veramente subentrare in maniera anche eccessiva magari, ma se uno ha la convinzione e la certezza di aver fatto tutto con grande professionalità e con grande impegno, allora questo deve dare delle sicurezze in più. Bisogna continuare sotto questo aspetto e riuscire a incrementare ancora di più questa certezza, questa convinzione che noi possiamo anche fare meglio, perché ci sono degli aspetti che vanno indubbiamente migliorati, perché è vero che abbiamo raccolto meno di quanto si poteva o si doveva, però qualche limite l'abbiamo anche noi manifestato ancora, nella convinzione, nell'andare a fare gol, quella cattiveria agonistica che è necessaria per far arrivare quella frazione di secondo, oppure per far sì che ti renda conto che magari in mezzo all'area sei libero, non sei pressato, quindi lo puoi controllare e mettere dentro. Questo è un ulteriore passaggio che non è immediato e facile, però se certe situazioni tu le vivi più spesso, allora poi le sai gestire meglio. Quindi per far sì che una situazione in mezzo all'area di rigore non sia una sorpresa, tu ci devi andare più, con più frequenza, e poi magari ti viene anche quella tranquillità per riuscire a controllare la palla e metterla nello specchio della porta.